Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi accolgo in questa esposizione campestre per un motivo ben preciso, perché vi voglio presentare il video della mia esposizione personale del 2019, fatta a Carcare in Villa Barrili. Troverete alcune chicche interessanti, per cui continuate a seguirmi. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di selezionare la campanella per restare sempre aggiornati con le mie novità. Sono le quattro stanze del piano superiore della biblioteca di Carcare e si passa dai Rebirth, che sono i miei ultimi quadri, che vogliono praticamente rendere omaggio a chi rinasce dalle proprie ferite, per passare alla seconda stanza, che è dedicata agli animali e allo spirito giapponese, arrivando nella terza, che è dedicata allo spirito guida, allo spirito protettore, al rapporto tra l'uomo e la natura, mentre l'ultima stanza è dedicata ai ritratti. E c'è un'opera che mi è molto cara, che è stato un omaggio all'amicizia, al rapporto che c'è tra le persone. Io ho chiesto ai miei amici e a chi rappresenta l'inaugurazione di darmi un pezzo di qualcosa da legare, e ho realizzato un'unione di pensieri, una lunga corda che compone questa installazione, che vuole celebrare un po' la nostra umanità. E poi è sempre difficilissimo parlare di arte, quindi andate a vedere la mostra, e se no monicaporro.it, dove potete vedere tutti i suoi lavori. Facciamo un applauso all'artista, ma facciamo un applauso anche alla modella Francesca, perché ha posato quante ore, Monica? Abbiamo lavorato 4-5 ore oggi pomeriggio. Ci vorranno 4-5 ore anche per togliere... Probabile, sì. Buonanotte Francesca. Vi è piaciuto questo video?
Bene, allora non dimenticate di condividerlo con i vostri amici. Approfitto dell'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nel realizzare questa mostra e tutte le altre. Una personale è veramente impegnativa sotto molti punti di vista, per cui il mio grazie va a tutti voi che mi aiutate sempre. Il vostro aiuto è prezioso.